Buongiorno a tutti, oggi sono qui a raccontarvi . Sapete che cos'è questa? Questa è la prima lampada LED apparsa sul mercato dell'acquariologia e l'abbiamo fatta noi, la Helios, sì. 18 LED, ideale per i piccoli acquari. Con questa lampada siamo entrati nel mercato dell'illuminazione a LED nell'acquariologia. Parliamo di 18 anni fa. Da lì il mondo si è evoluto. Le prime ditte produttrici americane, anzitutto, poi europee e poi chiaramente i cinesi, che in questo momento sul mercato la fanno da padrone. Oggi però non sono qui a parlarvi di questo, vi voglio parlare della nostra Planet Compact e vi voglio parlare di come fare a programmarla senza il bisogno di telefoni, computer, cellulari, smartphone. Cominciamo ad aprire il pacco. Due scatole, l'alimentatore IP67, nella scatola chiaramente il cavo con l'attacco oramai noto a tutti, Schuco, un paio di chiavi e il buon manuale di istruzione. Vabbè, appoggiamola lì. Vediamo in quest'altra scatola cosa c'è dentro. Ah, questa è una lampada per acqua dolce. Ecco qua, 3 poli XLR. Garanzia. Questo non ci serve, questo non ci serve. Ecco qui. Quindi, la lampada anzitutto come appare? Un bel blocco di alluminio. Sì, tutto alluminio. A parte lo schermo frontale che è in plexiglass. Una pellicola sopra a protezione e un adesivo che mi dice rimuovere l'adesivo della protezione. Come facciamo a programmare questa lampada? Molto semplice, qui c'è un pulsante, con questo pulsante ci aspettiamo di fare le cose più importanti. Andiamo a vederle. Ecco qui, la nostra lampada è collegata, pronta. La prima cosa che facciamo sarà resettare la nostra lampada. Come si fa? Si stacca l'alimentazione, si dà nuovamente alimentazione tenendo premuto questo tasto che è presente sul fondo della lampada. Quindi mi preparo, premo il tasto, do alimentazione, attendo, vediamo che cosa fa la lampada, 5-6 lampeggi, eccola qua, la lampada è resettata ai parametri di fabbrica. Adesso vediamo come fare ad impostare l'orario di partenza della nostra lampada. Vediamo, sempre con questo tasto. Abbiamo bisogno di un orologio con un cronometro. Dovremo contare 4 secondi con le lancette del nostro cronometro e mentre contiamo teniamo premuto sempre lo stesso tasto. 1, 2, 3, 4. La lampada ha fatto 5 lampeggi. Questo mi indica che io ho settato lo start delle mie rampe. Da questo momento in poi la lampada partirà tutti i giorni alla stessa identica ora, alle 10 nello specifico, e ripeterà il ciclo in modo indefinito, senza bisogno di alcun intervento esterno. Non servono cellulari, non servono computer, non serve assolutamente nulla. Ogni giorno alla stessa identica ora la lampada ripartirà e ripeterà questo ciclo, a meno che la... ecco, vedete, adesso sta partendo lentamente, aumenterà di intensità fino ad arrivare alla massima intensità su tutti i canali. Vedete che in questo caso il colore dell'alba è bianco perché questa è una lampada per acqua dolce. Avessi voluto mettere degli strip rossi avrei avuto l'alba sul rosso e così via, insomma, ecco, molto semplice. Vi stavo dicendo, nel caso in cui la batteria si fosse esaurita e proprio durante quel giorno andasse via la vostra la corrente, purtroppo in quel caso vedrete la lampada che non si comporterà più come voi vi aspettate che si comporti, e questo chiaramente perché l'orologio si è resettato chissà su quale ora. Ma è molto semplice cambiare la batteria, in un altro video vi farò vedere come fare. Ecco qua,
non avete avuto bisogno di smartphone, non avete avuto bisogno di nulla, semplicemente il pulsante. Ora vediamo come fare a programmare la durata del giorno. Di default la durata del giorno è impostata su 10 ore. La programmazione attraverso il pulsante della durata è molto semplice. Sul fondo della lampada è visibile un LED lampeggiante verde ed un LED lampeggiante rosso. Il numero di impulsi del LED lampeggiante verde è ripetitivo e indica la durata in ore del giorno. 10 impulsi, 10 ore, 9 impulsi, 9 ore. Quello che andremo a fare è entrare in modalità programmazione e impostare un numero di impulsi pari al numero di ore della durata del giorno. Entriamo in modalità programmazione. Premiamo il tasto fino a che il LED rosso non apparirà in modo fisso. Perfetto, ora sono entrato in modalità programmazione. Il LED verde incomincerà a fare degli impulsi. Ipotizzando che io voglia impostare la durata in 8 ore, dovrò premere il pulsante all'ottavo impulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto la lampada esce dalla modalità programmazione, il LED rosso si spegne e il LED verde ricomincia a lampeggiare. Contando i lampeggi del LED verde, vedremo che il numero di lampeggi sarà pari a 8. Ciò significa che io ho impostato la durata del ciclo giornaliero in 8 ore. Senza bisogno di computer, senza bisogno di smartphone o qualunque altro accessorio. Noi siamo riusciti a programmare la nostra lampada, a modificare l'orario di partenza e a modificare la durata del ciclo giornaliero. Grazie mille.